E poi ieri sera da Stefano Maio è proprio l'orgoglio di aver sempre lavorato nell'esclusivo interesse del Paese e mi piace molto anche il titolo che è stato dato al congresso, soprattutto la frase tornare avanti. L'Alleanza Popolare non ha mai rinunciato ai valori che ne avevano permesso la nascita, che ne hanno dato un senso all'interno dello scenario di San Marino, ma adesso è ora di guardare avanti, perché passati 20 anni dobbiamo effettivamente renderci conto tutti, e ce ne rendiamo conto quotidianamente, che il mondo ha cambiato e che è cambiato anche il modo di fare politica. E credo che anche la percezione della politica da parte della gente, il modo di riscuotere il consenso tra la gente, oggi abbia delle dinamiche che sono assolutamente modificate. E mi ha fatto riflettere ieri sera un quesito posto da Alex Rossi, e cioè se ha ancora senso in questa nuova realtà essere un partito, un movimento piccolo. Quindi credo che queste saranno le riflessioni che dovremo fare nei prossimi mesi, perché anch'io ritengo che Alleanza Popolare in questa legislatura dovrà cercare di realizzare quello che purtroppo nelle scorse legislature non è stato possibile, e cioè pensare ad un movimento più ampio che possa riscuotere consensi, che possa raggruppare intorno a noi, magari se necessario anche dovendo cambiare nome, perché questo è chiaro che non deve essere un tabù per nessuno, però un'aggregazione più forte di persone che vogliono le cose che vogliamo noi. E ieri sera ho visto anche l'attenzione che c'era da parte di tante forze politiche, e credo che il saluto, il contributo che è stato dato da altre forze abbia comunque segnato non solo un atteggiamento di rispetto e di considerazione per l'attività che Alleanza Popolare ha svolto in questo ventennio a San Marino, ma anche ci sono delle possibilità, secondo me, di lavorare per pensare a delle prospettive poi per le prossime legislature. Credo che, e vorrei fare una piccola aggiunta senza nessuna polemica, ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, quanto alle ragioni della sconfitta, oltre a tutte quelle già evidenziate, in primis da Stefano ieri sera, ma anche da qualcuno stamattina, credo che non abbia certamente giovato all'Alleanza Popolare anche la circostanza che non tutti gli aderenti abbiano sostenuto l'azione di Appia al governo, e che ci siano state anche delle prese di posizioni anche pubbliche verso la politica condotta dai rappresentanti di Alleanza Popolare al governo. Ecco, credo, io lo dico solo perché in questa legislatura dobbiamo assolutamente cercare di evitarlo. Certamente ci saranno stati degli errori da parte di chi era al governo che hanno determinato anche questi atteggiamenti, però credo che noi dobbiamo poi discuterne all'interno. Abbiamo vissuto un periodo, in effetti, come si ricordava anche questa mattina, in cui alle assemblee non c'erano molti aderenti, quindi questo probabilmente era il segno di un disagio che c'era all'interno da parte di alcuni aderenti, quindi credo che dovremo cercare assolutamente di evitarlo in questa legislatura e di fare sì che l'azione condotta da Alleanza Popolare possa avere durante la legislatura sempre il sostegno di tutti gli aderenti. Ora è evidente che nel momento in cui si accetta, fra l'altro, di far parte di un governo, e questa è la scelta che Alleanza Popolare ha fatto dal 2006, si sa che ci sono delle mediazioni continue da fare, perché o si prende l'atteggiamento di Grillo e si dice o siamo solo noi al governo oppure nel governo non entriamo, ma quando si fanno delle scelte che sono più responsabili, perché ovviamente il 51% dei voti è abbastanza illusorio pensare che in una democrazia si possa raggiungere, ecco, a quel punto è chiaro che nel momento in cui una forza politica decide di entrare in un governo ci sono delle mediazioni che purtroppo deve fare. È chiaro che queste mediazioni non devono essere delle mediazioni inaccettabili, ma io credo che noi non le abbiamo mai fatte, le mediazioni inaccettabili. Certamente abbiamo avuto delle fasi che possono avere creato delle tensioni all'interno del movimento e anche tra i nostri elettori. Non dimentichiamoci che le trattative che avevano portato alla nascita del governo nella scorsa legislatura partivano dal presupposto, ad esempio, che Gabriele Gatti non sarebbe stato nel governo, e questa era anche una delle cose che mi era stato detto quando io avevo deciso di tornare a San Marino, facevo altro, fra l'altro pensavo di non tornare più a fare politica, e quindi poi dopo le elezioni ci siamo trovati con degli interlocutori che erano diversi, no? E quindi è chiaro che abbiamo vissuto da un lato una parte di legislatura nella quale c'è anche chi fra i nostri elettori che si è sentito tradito rispetto ad una prospettiva che sarebbe stata almeno, no, nelle previsioni diverse. Però ad esempio, ecco, nessuno si ricorda, o credo che non sia mai valorizzato abbastanza, il fatto che certi personaggi alla fine se ne siano andati
siano scomparsi dalla vita politica sammarinese solo grazie ad Alleanza Popolare, perché il braccio di ferro, se l'ha fatto qualcuno nella scorsa legislatura, l'abbiamo fatto noi, pagando anche in termini di tensione sul movimento dei costi molto pesanti, no? E anche all'interno del governo molto pesanti. Allora è vero che abbiamo avuto poi il sostegno, l'appoggio, la Democrazia Cristiana ha accettato, ma quella che ha sentito come un'imposizione in fondo di un partito molto piccolo rispetto a lei, che si permetteva di andare a interferire nella vita interna del partito. Quindi abbiamo vissuto delle fasi difficili dove abbiamo cercato comunque di portare avanti quelle che erano sempre state le battaglie di Alleanza Popolare per dare un senso compiuto alla nostra presenza al governo, però queste gli elettori e i cittadini, guarda caso, se le dimenticano, no? Molto spesso si ricordano invece qualche episodio specifico che, per carità, sarà stato uno sbaglio, ma dal mio punto di vista è molto più marginale rispetto a quello che ricordava Matteo. Alleanza Popolare è riuscito comunque in queste legislature a fare e ad apportare alla politica sammarinese come elemento di cambiamento. Lo stesso Consiglio Grande Generale che c'è oggi è un Consiglio Grande Generale che probabilmente senza l'opera di Alleanza Popolare, senza le battaglie che sono state fatte per un rinnovamento della politica e anche per la lotta alla corruzione, non ci sarebbe un Consiglio Grande Generale di questo tipo. Le difficoltà del momento sono tante, sono gravi, lo sappiamo, no? Diceva la Valeria prima, facendo una battuta, noi siamo proprio sfortunati, da quando siamo andati al governo è capitato di tutto, quindi ci siamo trovati nel momento storico, anche sul piano economico, e non solo sul piano economico, più difficile dal dopoguerra, in cui San Marino si è trovato, è chiaro, nel dopoguerra la gente era ancora abituata purtroppo alle ristrettezze di prima, San Marino è sempre cresciuto, ha sempre progredito, noi ci troviamo oggi, come tanti altri paesi europei, in una fase di recessione, nella quale poi c'è una popolazione non abituata a questo, perché, come è stato ricordato questa mattina, abbiamo vissuto per molti anni al di sopra delle nostre possibilità e qualcuno si è illuso che si potesse continuare, forse chissà per quanto, a guadagnare tanti soldi senza lavorare, quindi o col giro delle fatture o con altri sistemi poco nobili che consentivano a qualcuno appunto di guadagnare tanto senza avere la concezione del lavoro e la cultura del lavoro. Cultura del lavoro che è quella che ha caratterizzato l'esistenza del nostro Stato, i secoli, della nostra storia. Se noi ci allontaniamo da questo non abbiamo un futuro, quindi comunque è un valore da recuperare, ma non è facile per tutti, per chi ha invece un approccio diverso rispetto alla ricchezza, quindi che pensa che ci debbano essere altre strade per diventare ricchi piuttosto che lavorare, quindi si tratta di fare un lavoro sul piano culturale che prende tempo. Certamente noi abbiamo pagato molto in queste elezioni, lo sappiamo, e oggi quello che si chiede alla classe politica è quella di essere capace di dare delle risposte rapide e utili alla risoluzione dei problemi della gente e delle famiglie, no? Perché oggi è chiaro che i sammarinesi, e non solo i sammarinesi, credo anche gli italiani o i cittadini europei, di fronte alla crisi sentono prima di tutto questo come problema. Questo è stato ricordato in maniera assolutamente efficace ieri sera da Stefano. In un momento così difficile, Alleanza Popolare, un giorno sì e un giorno no, anzi potremmo dire tutti i giorni, ricorda agli alleati che la gestione della cosa pubblica deve caratterizzarsi per sobrietà, attenzione alle spese, rapida definizione di un quadro di risparmio da attuare al più presto e definizione di una politica di sviluppo reale, ancorata al lavoro, perché il Paese non può più permettersi quello che si è permesso in passato. Quindi volevo da questo punto di vista anche rassicurare chi diceva dobbiamo farlo, lo stiamo facendo, naturalmente attirandoci quasi quotidianamente tutta una serie di critiche, accidenti, no? Perché noi siamo sempre gli stessi, ma noi continuiamo a farlo a maggior ragione adesso, perché certe delibere che una volta venivano fatte quando c'erano le vacche grasse e magari ci si diceva che era sempre stato fatto così, oggi non si può più fare così comunque perché non ci sono più i soldi. E perché se noi andiamo a chiedere sacrifici ai cittadini, come già stiamo facendo e ci accingiamo a fare anche quest'anno, dobbiamo dare l'idea assolutamente precisa che anche la classe politica si è resa conto che il mondo è cambiato e deve cercare quindi di essere assolutamente sobria, cercando di evitare sprechi e consulenze che non servono assolutamente a nulla. Come ricordava Stefano, ci sono già alcune delibere che non ci sono piaciute per niente, l'abbiamo già detto ai nostri alleati, ai quali diciamo anche che se dobbiamo andare verso la direzione di una maggiore imposizione, tutti i membri di governo devono dare, e anche le aziende autonome, IS, università, varie aziende, devono dare assolutamente
la percezione alla gente che oggi gli sprechi non ci sono più, e gli sprechi purtroppo ci sono ancora, quindi vanno velocemente eliminati. Da parte di tutti i membri di governo si deve vedere un cambio di passo, e questo, dobbiamo dirlo onestamente, ancora non c'è in tutte le segreterie. Per quanto riguarda le strade per assicurare lo sviluppo, non entro nel dettaglio, ci sono nel programma di governo, sono già state evidenziate da chi mi ha preceduto, ma credo che questo, e ce lo dimostrano anche le elezioni che sono avvenute vicino a noi e i dibattiti che si stanno facendo all'interno dell'Europa, dobbiamo individuare le strade per assicurare lo sviluppo, perché solo i sacrifici, i tagli, la prospettiva di stare sempre peggio non danno nessuna garanzia, nessuna fiducia alla gente, anzi dallo scoraggiamento, e possono portare poi a qualsiasi cosa, anche imprevedibile. Ecco, quindi da questo punto di vista volevo soffermarmi un attimo sul problema delle relazioni con l'esterno. Io sono molto preoccupata per l'esito del voto in Italia, sia per gli ovvi motivi, che quello che succede al nostro paese, al nostro grande vicino, ha delle ripercussioni fortissime anche nella nostra realtà, ma anche perché il processo di internazionalizzazione lo abbiamo cominciato da pochi anni, e quindi noi siamo comunque sempre moltissimo interessati da quello che avviene sul piano economico nella realtà italiana. E quello che fa la politica italiana incide alla fine anche su di noi. Quindi l'ingovernabilità, che è una prospettiva, la prospettiva più probabile, comunque la quasi certezza che quello che nascerà, se nascerà, sarà un governo di transizione breve, che non arriverà certamente a fine legislatura, mi dà forti motivi di preoccupazione anche rispetto alla possibilità che la ratifica dell'accordo contro le doppie imposizioni fiscali e comunque l'uscita di San Marino dalla blacklist possa rappresentare una priorità per il prossimo governo italiano, mentre è una priorità assoluta per noi. E in questo contesto mi sia anche consentito di dire che mi preoccupa molto sapere che la maggioranza relativa degli italiani residenti in questa Repubblica, probabilmente parecchi anche cittadini sammarinesi, abbiano votato per un movimento politico che fra i suoi obiettivi ha la scomparsa di San Marino e la sua annessione all'Italia. Ci sono proprio cose che non riesco a capire, no? Quindi forse perché ormai comincio ad avere una certa età, e questo mi fa pensare che è meglio sempre più lasciare il posto a suo. Io capisco benissimo la protesta nei confronti di una classe politica che è parsa alla gente una vera casta, per buona parte incapace di rinnovarsi, che vive di privilegi inaccettabili e che ha fatto vedere alla gente degli scandali incredibili anche nella gestione del denaro pubblico, a fronte di tante persone e famiglie che invece sempre più faticano a far quadrare il bilancio familiare, in un assetto delle relazioni economiche sempre più caratterizzato dalla precarietà e dalla impossibilità di avere ragionevoli certezze per il futuro. Ma personalmente credo che la risposta alla cattiva politica non sia la non politica o la volontà di sfasciare le istituzioni. La risposta alla cattiva politica può essere solo la buona politica, come suggerisce il titolo del nostro congresso, che ripeto mi piace molto, perché credo che sia assolutamente centrato per il momento storico che stiamo vivendo. Quindi questo implica anche una riflessione su quello che qui è stato in 20 anni, su quello che è per noi intangibile, ma su quello che invece dobbiamo cambiare. Allora, è chiaro che spesso sento parlare al nostro interno, lo diciamo sempre, noi non viviamo, non abbiamo vissuto tempi facili e non li vivremo neanche prossimamente. I poteri forti non sono mai stati con noi e non saranno mai con noi, proprio per quello che è a P, per i valori sui quali poggia e per gli obiettivi che vuole raggiungere. Però credo anche che sia un'illusione pensare che i poteri forti possano scomparire, perché i poteri forti vivono in tutti i paesi democratici del mondo, addirittura nei paesi anglosassoni sono strutturati in lobby, addirittura all'Unione Europea queste lobby sono, così come presso il Senato e la Camera americana, sono riconosciuti, hanno le loro possibilità di interferire, quindi non illudiamoci che sia possibile sconfiggere i poteri forti, dobbiamo invece lavorare perché comunque chi ha la maggiore ricchezza in questo paese faccia quello che deve fare al suo posto e non vada invece ad incidere sulla politica, ad incidere, a corrompere chi governa, chi fa la politica
che qualcuno, appunto, che voi debba rispondere a queste persone, si possa dimenticare di quello che è il bene di questo paese, perché chi fa politica deve lavorare per il bene del paese. Ma la lotta non sarà semplice, perché come ricordavano alcuni che mi hanno preceduto, in particolare Matteo, io un altro mito in cui non credo è quello della stampa libera. In tutti i paesi del mondo la stampa è finanziata da qualcuno, cioè qualcuno che fa pubblicità, e sono queste poi le persone che determinano le politiche dei giornali. E quindi non è casuale che Alleanza Popolare non sia particolarmente amata dalla stampa o dai mass media, perché noi certamente avremo e abbiamo dei problemi di comunicazione, ma non illudiamoci che sia solo questo. No? Quindi noi dobbiamo sapere contro chi ci troviamo a combattere, o comunque con chi dobbiamo affrontare e confrontare il nostro impegno. Quindi dobbiamo cercare di utilizzare anche strumenti particolarmente moderni, no? Perché dalla vicina Italia ci si dimostra che anche senza parlare mai con i mass media c'è chi è riuscito a guadagnare il 30% dei consensi, no? Anzi, chi non ha mai voluto i giornalisti italiani alle sue conferenze stampa, mi si è rifiutato di andare in televisione, ce l'ha fatta. Allora, dobbiamo tenere conto di quella che è la realtà, per carità, insomma, io non voglio dire che noi a San Marino siamo ridotti così o dobbiamo ridurci così, però dobbiamo utilizzare i nuovi mezzi che offre la tecnologia e la possibilità comunque di andare a parlare con la gente, per cercare di superare quelli che sono degli ostacoli, obiettivi che noi avremo sempre, proprio perché noi siamo Alleanza Popolare, perché noi i compromessi non li facciamo, perché noi non li vogliamo fare. Tanto io mi ricordo, noi abbiamo anche rifiutato, ad esempio, di andare in una sede perché ci veniva offerta da un potere forte di San Marino, cioè noi siamo così, e credo che non siamo in molti, o almeno non eravamo in molti nel panorama politico sanmarinese quando noi abbiamo fatto questo. Ecco, però c'è una cosa che mi ha deluso in particolare di queste elezioni politiche, ripeto, al di là delle valutazioni e degli errori che certamente abbiamo fatto. Si è detto, no, e lo diceva anche il dottor Giardi questa mattina, c'è una parte di San Marino che vuole la politica fatta di persone competenti e capaci. Ecco, io dal risultato delle ultime elezioni politiche qualche dubbio ce l'ho, perché è vero che abbiamo una classe politica in gran parte rinnovata. Però se io penso alla qualità, la competenza e il livello culturale dei nostri giovani e la confronto con quella di alcuni giovani consiglieri che abbiamo oggi in aula, delle novità, ma non c'è confronto, cioè i nostri sarebbero la luce del sole, no? Rispetto a quello che... Quindi senza disconoscere sicuramente il fatto che siano persone per bene, bravissime. Ecco, allora io credo che anche questo sia un motivo di riflessione, quindi io sono felice oggi che abbiamo Matteo come segretario, di avere Nicola che è entrato in Consiglio Grande Generale. Ieri sera sentivo anche l'intervento di uno dei due nuovi coordinatori di Alternativa Giovanile, mi ha fatto Pier Marino, mi ha deviato, di Alternativa Giovanile, e quando li sento dico, beh, vedi, nonostante tutto vale comunque la pena continuare ad impegnarsi in Alleanza Popolare, io penso, perché se comunque quel poco che Alleanza Popolare può aver fatto, ha fatto in modo che comunque delle persone che rappresentano a livello di mondo giovanile quello che San Marino di meglio può esprimere, ecco, io penso che nonostante tutte le amarezze, le difficoltà, le delusioni, il nostro impegno sia valso la pena, no? E quindi vorrei anche spendere qualche parola su questo. I nostri giovani sono non solo il nostro futuro, ma anche il nostro orgoglio, proprio perché credo che anche la platea ieri sera sia rimasta favorevolmente impressionata dalla presentazione che ha fatto Fabio, no? Quindi con una grande preparazione, in maniera sintetica, che ha dato l'idea della concretezza dei nostri giovani e della voglia di essere presenti sulla scena politica sanmarinese. Ecco, e a questo proposito volevo dire che all'indomani dell'11 novembre quasi tutti coloro che sono in APD alle origini e tutto il gruppo dirigente, quindi fra cui anche me, hanno avuto la tentazione molto forte di lasciare subito, quindi i giovani lo sanno, perché sentivamo sulle nostre spalle la responsabilità della sconfitta. In particolare io avevo questa sensazione nei confronti dei giovani e dei nuovi candidati che avevano accettato di condividere con noi la strada dell'ultimo periodo e la speranza che in questa legislatura Alleanza Popolare ancora di più potesse incidere nella gestione della cosa pubblica, sapendo che ci saremmo trovati poi a condividere un'esperienza del governo con i due partiti più grossi. Quindi se abbiamo avuto qualche difficoltà nella scorsa legislatura, probabilmente le difficoltà sarebbero aumentate in questa legislatura, perché oggi siamo
il vaso più piccolo all'interno dei vasi grandi, mentre nella scorsa legislatura eravamo tutto sommato il secondo partito della coalizione a fronte di tanti altri partiti più piccoli. Ecco, però le cose sono andate come sono andate. Credo che in questa fase iniziale, anche se ci considerano degli scocciatori, si siano resi conto che comunque con noi i conti li devono fare. Poi alla fine si rendono conto che il nostro intervento serve a migliorare molto spesso le cose, no? Però all'inizio il fatto nostro di voler mettere le virgole, i punti o le cose a posto in ogni settore non è che siano sempre apprezzati inizialmente, però penso che la lealtà debba caratterizzare sempre la presenza all'interno di un governo e, come ci è stato riconosciuto anche ieri sera da Gerardo Giovagnoli, ma direi anche dall'intervento del segretario della DC, tutto sommato la nostra è un'azione coerente, no? Quindi Alleanza Popolare sanno com'è, l'hanno scelta come alleato e quindi sanno anche che avranno a che fare in un certo modo con noi tutta la legislatura. Ecco, però ecco, devo dire che questa tentazione iniziale che noi abbiamo avuto di lasciare si è tramutata, e questo vale per me ma penso che valga anche per altri, no? Con la decisione di restare diciamo in corsa per tutta questa legislatura, perché io penso che le loro grandi qualità, la loro preparazione, il loro entusiasmo, se lo vogliono, ovviamente se lo vogliono, possono essere accompagnati dall'esperienza di tanti anni di presenza sulla scena politica, che può essere sempre utile in un mondo che comunque ha delle regole precise e dove la memoria storica è importante, così come la conoscenza delle istituzioni, per capire il presente e per costruire il futuro. Quindi io devo dire questo, avevo pensato di lasciare, e mi ha fatto particolarmente piacere ricevere negli ultimi giorni anche delle richieste da parte dei giovani sulla mia disponibilità a fare il presidente dell'Assemblea di AFI. Quindi io vi ringrazio, se voi ritenete che questo possa essere utile per questi 3 anni lo faccio volentieri, con questa prospettiva di accompagnare in questo così scorcio della mia presenza a livello politico chi poi dovrà in qualche modo portare avanti l'azione politica di noi. Sicuramente per me sarà l'ultima legislatura, perché il tempo vola, ma alla fine di questa legislatura saranno praticamente 25 anni di presenza sulla scena politica, ne possiamo togliere 7 perché sono stata a Strasburgo, ma alla fine conta l'inizio e conta la fine, no? Quindi il tempo è volato, ma 25 anni sono tanti, e io credo che un movimento politico come AFI, che è il paladino del rinnovamento, debba poi essere coerente. Quindi oggi, ripeto, abbiamo tante risorse nuove che mi danno la garanzia migliore, che quindi l'azione che noi abbiamo portato avanti in questi decenni possa essere continuata, quindi credo che sia giusto che no, ci si prepari a questa ottica. E io vorrei quindi ringraziare a tutti per l'appoggio che mi è sempre stato dato e anche per questa indicazione. Approfitto per ringraziare particolarmente Stefano per il lavoro che ha fatto in una legislatura non facile, tutto il gruppo consigliare della scorsa legislatura che ci manca, come è stato detto già da qualcuno, speravamo di averlo tutto più qualcuno e le cose purtroppo sono andate diversamente. E a chi da sempre è con noi e fa un lavoro silenzioso ma fondamentale, no? Ad esempio io dico sempre a Lino che senza di lui Alleanza Popolare sarebbe... Permettetemi di chiudere facendo un ringraziamento speciale a Mario, perché voglio fare un ringraziamento speciale. Perché Mario è il punto di riferimento per tutti, è riuscito ad esserlo sempre, per i più giovani, per i meno giovani, per le persone dentro AP, per quelli fuori AP, gode della stima incondizionata anche di tutti i nostri alleati politici, lui si può permettere di dire anche a loro le cose nella maniera più brutale e loro non si arrabbiano. Quindi ovviamente io sono certa che Mario continuerà ad essere una presenza insostituibile per tutti noi, e quindi credo davvero che in questo passaggio di testimone tra la vecchia generazione e la giovane sapremo costruire insieme le condizioni migliori perché Alleanza Popolare
alle prossime elezioni politiche possa essere un movimento, un partito forse diverso da quello che adesso, ma che possa davvero recuperare il consenso e dare una fiducia ai cittadini forte del suo passato, ma anche consapevole del grande patrimonio di valori che possono e debbono essere un tesoro per il futuro di questa Repubblica. Un pranzo di fianco.